Campos dell'azienda TP-Link. Siamo a una presentazione milanese dei due nuovi X1 e X1 Max. Abbiamo già visto durante lo scorso anno C5 e C5 Max, che vi faccio vedere rapidamente qua per farvi ricordare di cosa si tratta e per farvelo dimenticare rapidamente, perché passo subito a parlarvi di questi X1 e X1 Max. Abbasso un po' la luminosità per andare a favore di videocamera. Si tratta di smartphone da 5,5 come display, come diagonale del display, HD e Full HD, entrambi realizzati in metallo, con fotocamera da 13 megapixel con autofocus a rilevamento di fase, doppio LED flash, lettore di impronte digitali. Vi faccio vedere che il design è sostanzialmente lo stesso per entrambi i modelli. In entrambi i casi ci sono le bande plastiche, un design che abbandona totalmente quello che avevamo visto in passato, che era completamente plastica e un design non particolarmente ispirato. Sul frontale purtroppo abbiamo dei tasti non retroilluminati, un processore Helio P10, 2 e 3 GB di RAM, 3 e 4 GB di RAM, 2250-3000 mAh. Questi sono, come vedete, i due Nefos X1 e X1 Max, che arriveranno a brevissimo anche nel nostro paese. Personalmente sono molto intrigato anche dal fatto che questi dispositivi non hanno un drawer delle applicazioni e per la prima volta hanno una NF UI, che invece non era presente sul modello dello scorso anno. Questa era soltanto una rapidissima anteprima. Fotocamere 13 e 5 frontale, non ricordo se l'avevo detto, allora lo ripeto. Due dispositivi che arriveranno a breve. Come vedete, interfaccia ridisegnata, devo dire l'ho trovata veramente fluida, semi stock, con delle icone ridisegnate, con delle applicazioni di servizi TP-Link preinstallati. Molto curioso di provarli a breve. Per questa anteprima è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.